Bravo! Bravo! Inutile ripresentarlo! Il maestro Claudio Simonetti, grazie! E abbiamo ospiti per questo secondo talk, signori, il regista Lamberto Bava. L'attrice Fiore Argento. Il mago degli effetti speciali, Sergio Stivaletti. L'attrice Nicoletta Elmi. E l'attore Bobby Roach. Come spiegate il grande successo di Demoni in tutto il mondo? È ancora un cult, stracult, oggi, dopo... Sai, spiegarlo penso che sia abbastanza difficile. Noi veniamo da Fort Lauderdale, dove siamo stati 20 giorni fa, un mese fa. Ed eravate tu? Stivaletti, Simonetti, Bobby. Il vecchio Bobby. Giaretta, che sta in America, quindi qui non è venuta. Giaretta. A festeggiare in una convention i 30 anni di Demoni. Fiore, cosa ricordi di Demoni? Lamberto, per farmi emozionarmi, farmi crescere il pathos dentro, arrivare al Chuck pronta con l'ansia e la paura, mi faceva correre svariati chilometri, 3-4 piani su e giù. Non me lo dimenticherò. L'idea era fare un primo splatter all'italiana. Giusto? Sicuro, sì. Con molta musica. Era molta musica, anche perché è stato il primo film italiano in Dolby Stereo, quindi la musica è stata molto curata, pensata e faceva parte del film. Bobby, cosa ricordi di quel film? Tu eri sia buono che sia demone. Sì, io ero il pimp buono, cioè il magnaccia, e poi il demone, mi trasformo in demone. Uguale. Cosa ricordi di Demoni, Bobby? Demoni ricordo parecchie cose, insomma, anche come il team era abbastanza giovane, quindi discutevamo tra di noi come cercare... La storia che era? Sta storia la storia di questa maschera che più o meno infetta un po' tutti e che quindi si trasformano man mano tutti in demoni. Invece Nicoletta Elmi, che... Salutiamo! Subito i film, un attimo. Il dottor Puma saprà sicuramente i film che ha fatto Nicoletta Elmi. Dai. Qualcuno lo ricorda, ha fatto dei Musicarelli, Il suo nome è Donna Rosa, Mezzanotte d'amore, due film di Mario Bava, Reazione a catena, Gli orrori del castello di Norimberga, Il mostro in tavola, Barone Frankenstein. E poi ricordo anche del periodo di Demoni, ricordo anche Amarsi un po' di Carlo Vanzina, le commedie, e poi alla fine proprio... Nell'87-88 poi in televisione I ragazzi della terza C. Adesso volendo un attimino io metto anche Morte a Venezia, giusto? Morte a Venezia di Luchino Visconti. Sono morta a Venezia, scusa. Ha detto tutto. È profondo rosso. La cattiva bambina di Profondo Rosso. Rosso. Eri una bambina cattiva sei stata per quanti anni? Un po' sì, particolare. Perché questo? Era un viso che evidentemente faceva pensare a una bambina con un viso un po' angelico che però poteva anche essere un po' diabolica, non so. Invece Demoni cosa fai? E che parte hai? Faccio la maschera di questo cinema e... Io non mi ricordo tutte queste corse anche indietro, su e giù, forse non le ho fatte. No, lei correva poco. Io correvo poco. Faceva correre perché faceva la mascherina. Quindi. E diventi demone te? Io pure divento demone. Tu perché hai smesso con il cinema e fai la logopedista che a me servirebbe, come sappiamo. Già, me l'hai chiesto. Ma io avevo poi proseguito anche dopo Demoni, avevo fatto anche TV, no? In TV questa serie televisiva dei ragazzi della terza C che ebbe tantissimo successo anche. E poi evidentemente sono rimasta un po' legata a quel personaggio, evidentemente. E quindi c'era all'epoca... È diventata grande. Non lo so, insomma... Gli occhi sono completamente uguali, eh? Sì, quelli sì. Non forse fare non il provolone. Eh? Non fare il provolone. No, per carità.
No, forse non c'erano ruoli adatti. Ma a ti hanno mai chiesto torna a fare? Molto tempo dopo, sì. Ed aspettiamo Demoni 3. Aspettando Demoni 3, vi salutiamo. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. E ringraziamo Claudio Simonetti. E Umberto Bava. Fiore Argento. Sergio Stivaletti. Nicoletta Elmi. E Bobby Rose. Grazie mille.